BCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Buongiorno e bentornati a BCT Facile, il primo podcast per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati, autore e curatore del podcast, accanto a me Marco Pennacchini, curatore della parte tecnica e della rubrica Mondo Digitale. La nuova puntata è dedicata alla notizia globale sul nuovo grande attacco cibernetico ransomware denominato Petya, che ha colpito l'Ucraina e poi si è allargato a macchia d'olio in tutto il mondo, Francia, Danimarca, USA e Italia, registrato in questi giorni dopo WannaCry. Come ci rileva tra l'altro il Guardian, questa nuova forma di ransomware, un riscatto di 300 euro, non può essere neanche pagato perché l'indirizzo mail a cui mandare il pagamento per avere la chiave di decriptazione è stato disabilitato dal provider tedesco Posteo, che non poteva accettare l'uso criminale della piattaforma. Inoltre tutte le testate giornalistiche hanno messo in evidenza che gli hacker hanno utilizzato lo stesso codice trafugato dalla National Security Agency, l'agenzia federale governativa americana sulla sicurezza nazionale, la backdoor. L'analisi iniziale indica che l'attacco è iniziato in Ucraina, indirizzato a varie aziende, istituzioni finanziarie, aeroporti metropolitani e agenzie governative. Addirittura si dice che è stata intaccata anche la centrale di Chernobyl. Sorprende nel vedere che dopo WannaCry ci siano ancora così tante macchine connesse a internet che non sono provviste degli ultimi aggiornamenti di sicurezza di Windows, soprattutto in ambienti critici. Infatti, lo sapete qual è il paese attualmente più colpito dall'infezione dopo l'Ucraina? Ce lo rileva la società di sicurezza informatica ESET, la casa produttrice del noto antivirus Nod32. È l'Italia con il 10% delle rilevazioni, segue Israele con il 5%, la Serbia con il 2%, poi la Romania, gli Stati Uniti, Lituania e Ungheria con l'1% delle rilevazioni. Questa puntata è arricchita da due contributi di rilievo esterni al podcast e disponibili in rete. Ringrazio i rispettivi autori e realizzatori che hanno consentito al riutilizzo all'interno del podcast PCT Facile. Il primo contributo con cui iniziamo è di Matteo GP Flora, hacker, si occupa di reputazione online, di forensics e di peer protection. Dal suo canale YouTube il 15 maggio del 2017 infatti ripercorso le tappe per capire meglio cosa sia successo con WannaCry e ci ha condiviso molte curiosità sul precedente attacco. Infatti Petya ha utilizzato le stesse metodologie di attacco per accesso a una rete per poi diffondersi al suo interno. Probabilmente questa combinazione pericolosa è la ragione della diffusione globale rapida di Petya, anche dopo che il recente caso WannaCry ha portato alla correzione della maggior parte della vulnerabilità. Da questi microfoni ricordo sempre a tutti dell'importanza di aggiornare i nostri dispositivi, non solo i PC ma anche tablet e smartphone, poiché una macchina non aggiornata è una macchina ancora attaccabile e ne basta una non coperta da un sistema di sicurezza perché Petya entri all'interno della rete e ne contagi altre. Ma prima di ascoltare i contributi ricordo come ascoltarci. Collegati al sito avvocatotecnologico.it, avvocatoandreani.it, matteoriso.it, oppure vai su SoundCloud, su Spreaker o su iTunes, canali di distribuzione dei podcast, da mobile con le app dedicate all'ascolto del podcast, in ambiente iOS la nativa podcast, in Android io ad esempio uso Podcast e Radio Addict, ma nei vari Play Store trovate ovviamente in quelle app che possono rispondere alle vostre esigenze. Sostieni il podcast tramite una recensione a 5 stelle su iTunes o una condivisione sulla puntata che stai ascoltando nella tua rete sociale, oppure finanzia in crowdfunding l'intero progetto su patreon.com/fposati o le singole puntate tramite paypal.me/fposati/5. A tutti è aperta la possibilità in crowdsourcing di partecipare condividendomi un contributo che pubblicheremo, ma quello che a cui tengo più di tutti è ricevere un feedback per migliorare. Ti ringrazio fin da ora per il tempo dedicato. Parliamo di WannaCry. WannaCry, un worm che si diffonde e che monta un CryptoLocker che quindi cifra i file e chiede un riscatto. Quindi un po' di cose che sapete, un po' di cose che forse non sapete, un po' di cose buffe, un po' di retroscena. Cerco di farvi un po' un quadro generale. Partiamo dall'inizio. Che cos'è WannaCry?
WannaCry è una unione di due pezzi di tecnologia. Da una parte abbiamo un worm particolarmente infettivo, dall'altra parte abbiamo un CryptoLocker che già conosciamo da un po' di tempo, reimpacchettato. La cosa particolare è proprio quella del worm. Perché? Perché si diffonde usando Eternal Blue, un exploit, una vulnerabilità, all'epoca Zero Day, adesso non più perché è stata patchata, che è stata nell'aprile di quest'anno divulgata da Shadow Brokers, i supposti russi, che hanno divulgato un po' dell'arsenale digitale dell'NSA. La vulnerabilità è piuttosto cattivella e in pratica colpisce un protocollo di comunicazione SMB, il protocollo di file sharing, di condivisione file, che teoricamente dovrebbe essere per la rete locale, ma che spesso viene lasciato aperto anche su internet. Particolarità di questa cosa, viene divulgato prima che venga divulgato, quando l'NSA sa che viene bruciato, che verrà bruciato da Shadow Brokers, lo comunica a Microsoft. Microsoft in marzo rilascia le patch per sistemare questa vulnerabilità. Le patch che sono aggiornate per tutti quei sistemi operativi che ancora hanno patch. Cosa succede? Ah no, prima un'altra cosa carina, una cosa che non trovate in giro, questo forse l'avete trovato, ma una cosa che non trovate in giro è che, oltre ad installare il CryptoLocker, WannaCry installa anche Double Pulse, una backdoor con dei centri di controllo, di command and control, dove in pratica, oltre ad avere il CryptoLocker a bordo, queste macchine sono in grado di eseguire comandi remoti, e ciò non è bello. Dicevo, cosa succede? Succede che le macchine sono teoricamente pecciate con super la vulnerabilità MS17010, credo che sia, ma non tutti pecciano le macchine. E quindi cosa succede? Succedono tre cose particolari. La prima, che un sacco di macchine non sono pecciate e lo prendono, e qui gli amministratori di sistema che non hanno pecciato quelle macchine dovrebbero essere appesi per le gonadi a testa in giù da qualche parte, perché non è questione di il malware cattivo che supera le barriere e le misure di sicurezza bla bla bla, è questione che qualche cretino non ha aggiornato sistemi operativi. C'è un altro problema: quelli che aggiornano solo le macchine che sono connessi a internet si trovano in questo momento in grande difficoltà. Perché? Perché il malware si propaga anche in rete locale, andando a cercare altri obiettivi all'interno della rete, obiettivi che magari sono connessi alla rete locale ma non a internet, e quindi abbiamo enormi strutture in giro per il mondo, soprattutto strutture industriali, soprattutto strutture mediche, che si sono trovate infettate in modo estremamente importante. Forse la più grande realtà che ha fatto scalpore è l'ente sanitario inglese, dove una quarantina di istituti si sono trovati completamente bloccati, tanto da dover bloccare l'erogazione dei servizi e chiedere alle persone di spostarsi in altre strutture perché non erano in grado di offrire servizi. Non si sa ancora bene perché, l'ipotesi mia accreditata, ma è una mia illazione, quindi non prendetela come oro colato, è che fossero tutte tra di loro in rete e quindi l'infezione si sia diffusa da uno all'altro, ma ancora una volta mia ipotesi, questa non è una realtà fattuale, quindi prendetela con le pinze. Altre cose da dire. Una particolare serie di problematiche sono legate a macchine che non era possibile patchare, cioè Windows XP e Windows 8, se non vado errato. Di queste macchine il problema è che, non essendo patchabili, non avevano ricevuto la patch e continuano ad essere vulnerabili. Ora, vi ricordate quando vi dicevo che c'erano alcuni amministratori di sistema che dovevano essere appesi per le gonadi? Beh, una buona parte anche quelli che non hanno aggiornato macchine. Lo so, una serie di macchine industriali non lo possono fare. Creiamo fuori l'argomento. Esistono macchine a controllo numerico, macchine particolari,
che montano ancora Windows XP con delle schede logiche a 32 bit che non possono essere aggiornate a una versione più moderna di sistema operativo. Perché? Perché il resto non funziona. Spesso macchine come quelle per la risonanza magnetica o per la TAC, che voi vedete come degli scatoloni, in realtà dentro hanno un computer che, su cui gira spesso anche Windows XP, e non si può aggiornarle perché se le aggiorno non funziona più la macchina, magari il produttore non c'è più, magari anche lì non è supportato. In questo caso allora era inevitabile prendere il malware? Assolutamente no, delle logiche intelligenti per segmentare quella parte di rete avrebbero fatto in modo di non avere ancora una volta problemi. Stiamo vedendo un qualcosa che è legata principalmente a problemi di configurazione. Ora è un po' come, mettiamola così, è un po' come se voi trattaste nel vostro ospedale dei virus particolarmente infettivi e mi diceste: vabbè, non è che possiamo rimuoverli, li studiamo, sono lì, sì, però non li mettete probabilmente in piena aria in mezzo a maternità. Ribadiamolo ancora una volta per essere sicuri, in questo momento WannaCry non avrebbe avuto nessun tipo di problema in un ambiente che avesse avuto le normali patch di aggiornamento e una serie di macchine che rimanevano aggiornate come normalmente si aggiornano le macchine. Nessun tipo di problema. Punto. Questa è la realtà. Un po' di cose aggiuntive. Forse avete sentito parlare del ragazzino che per caso blocca l'infezione. Allora, uno ragazzino e per caso un par di maroni. Si tratta della persona dietro a Malwarebytes, è un enfant prodige della ricerca sui malware, molto giovane e molto competente. Una delle cose che fa normalmente è cercare proprio questi domini a cui i malware si agganciano. L'idea sua era di registrare questo dominio, poi vedremo perché questo dominio legato all'interno, era espresso direttamente nel codice sorgente, però registra questi domini perché i malware provano a contattare, quindi lui riesce a vedere in tempo reale, gestendo lui quel dominio, cosa sta succedendo, quali sono gli IP che si connettono, quanti sono e da dove vengono. Perché c'era all'interno? Per due motivi principali, sono non si sa quello dei due, però diciamo che normalmente è un po' una semplificazione, però lasciatemela passare come semplificazione. Ci sono due motivi per cui il codice sorgente probabilmente guardava un dominio. Funzionava così: cercava un dominio particolare molto complesso con una stringa molto lunga. Se per caso questo dominio rispondeva, cioè questo dominio esisteva, qualcuno l'aveva registrato, si fermava e non si diffondeva. Questo per due motivi possibili. Uno, magari era un trigger, si chiamano syncall queste cose, magari era una delle modalità per spegnere se qualcosa andava male. La stessa persona che mandava in giro il malware poteva accorgersi a un certo punto che stava succedendo qualcosa che non si aspettava e voleva una modalità per fermarlo. Ora, siccome non sa dove si diffonde, non ha modo di controllare tutte le installazioni, allora questo è un modo intelligente per fare in modo che, registrando anche solo il dominio, quindi un'operazione da qualche minuto o qualche ora, l'infezione si blocchi in tutto il mondo. La seconda possibilità è che semplicemente invece fosse un modo per evadere dai sistemi di check. Spesso chi fa malware analysis lancia il malware all'interno di una macchina virtuale, all'interno di un ambiente isolato in cui tutte le connessioni vengono ascoltate. Normalmente cosa succede? Succede che per vedere che cosa passa avanti e indietro c'è dietro un pezzo di software finto che prende tutte le connessioni e dice: sì, il dominio c'è, dimmi che cosa mi mandi. Ora, nel caso in cui questo fosse attivo, il malware si fermerebbe per evitare in questo modo l'analisi. Quale delle due lui ha registrato il dominio e in questo modo ha bloccato le infezioni? È stata una botta di fortuna da un certo punto di vista, sì. Lui ancora all'epoca non sapeva che registrandolo avrebbe bloccato dappertutto le infezioni, però lo ha fatto sapendo dove cercare, sapendo cosa fare e con un piano in mente. Quindi casuale e botta di culo non esattamente, anzi tutt'altro. Una delle cose interessanti è che rimane montata a bordo la backdoor, quindi non basta togliere il malware, ma bisogna anche togliere, stare attenti che non ci sia ancora montata da Double Pulse la backdoor. Un'altra delle cose
interessanti è che il sistema rovina in alcune delle versioni rovina la partizione di recupero, quindi se uno prova a fare il restore probabilmente non ci riesce, sono necessari backup. Altre cose di cui discutere: non si è fermata l'infezione, già c'è in giro un WannaCry 2.0 che non ha questo meccanismo di blocco e probabilmente ce ne saranno una serie di altre. Cosa ci portiamo a casa da questo? Uno, se non fate i backup e perdete i dati, sono solo cazzi vostri. Se avete ancora Windows XP in un ambiente di produzione semplicemente perché non avete voglia di installarlo, è tanto comodo, non avete avuto tempo, il vostro amministratore di sistema non ha avuto tempo, voi avete detto al vostro amministratore di sistema che non volete aggiornare perché non volete spendere il suo tempo, siete degli idioti, ve lo meritate. Altre cose da segnalare, nulla, che continuerà probabilmente ad andare avanti per mesi in questo momento, o WannaCry o uno delle possibili reincarnazioni. Perché? Perché nonostante questo buona parte della gente non installerà gli aggiornamenti. Ormai lo sappiamo, perché installare gli aggiornamenti e proteggersi dalle minacce informatiche quando possiamo invece mettere in ginocchio metà delle infrastrutture semplicemente con la nostra non volontà di fare gli aggiornamenti? Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Incominciamo anche a dare un valore reale economico alla nostra non volontà di fare gli aggiornamenti e soprattutto incominciamoci a chiederci: ma quanto valgono i nostri dati digitali? Nulla o tutto? Ora ascoltiamo il secondo contributo, che è stato curato dalla web radio Use Law, la radio degli avvocati italiani, che ringrazio per la concessione e saluto gli amici Valentina Carollo, Andrea Pontecorvo e tutto lo staff. Questo intervento è proprio dedicato a te, avvocato tecnologico all'ascolto, in quanto si parla della responsabilità e degli obblighi di sicurezza informatiche che oggi hanno gli avvocati. Infatti, nella puntata dell'11 aprile del 2017, Use Law Web Radio ha intervistato l'avvocato Francesco Paolo Micozzi del Foro di Cagliari, incentrato proprio sull'avvocato e la sicurezza informatica, con l'esaltazione della virtù della paranoia. L'avvocato deve tendere alla migliore sicurezza informatica possibile. Buon ascolto! A breve sarà pubblicato anche una puntata speciale in tema di sicurezza informatica, ovviamente, di un'ora con l'intervista ad Andrea Monguzzi, protagonista e attento osservatore delle dinamiche, delle nuove dinamiche online che sempre più coinvolgono la società presente. Alla prossima puntata e ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Ciao! Avvocato Francesco Paolo Micozzi, dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, membro, tra l'altro, del gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense presso il CNF. Il titolo del suo intervento questa sera sarà L'avvocato e la sicurezza informatica, la paranoia come dovere deontologico. Avvocato Francesco Paolo Micozzi, quando la cura e lo scrupolo per il corretto trattamento dei dati diviene paranoia? Ma secondo me mai, nel senso che l'avvocato dovrebbe sempre tendere ad avere le migliori soluzioni, i migliori ritrovati da un punto di vista della, non dico degli acquisti tecnologici, ma quantomeno degli scrupoli, delle preoccupazioni, delle attenzioni, anche da un punto di vista organizzativo. Molto spesso il sistema informatico più sicuro viene violato perché il punto debole è nell'uomo, casomai un collega di studio che sbadatamente clicca su un link dove era meglio che non cliccasse, oppure il praticante che sbaglia e installa tramite una pennina USB un virus nello studio. Quindi la paranoia in questo caso deve essere più che un problema di tipo psichiatrico, è una virtù. Quindi la virtù della paranoia è un qualcosa che dovremmo coltivare soprattutto per quanto riguarda la sicurezza informatica, quindi considerando anche, tra le altre cose, che abbiamo un codice della privacy che, oltre a imporre delle misure minime di sicurezza, ci impone di adottare anche delle misure idonee di sicurezza. Quando si utilizzano strumenti informatici noi dobbiamo tendere sempre al meglio, quindi alla maggiore sicurezza possibile. Anche a livello deontologico è prevista qualche norma particolare sul punto? Beh, anche a livello deontologico, pensiamo ad esempio alla sicurezza delle comunicazioni tra
difensore e assistito. Anche lì noi utilizzando sistemi di comunicazione sbagliati rischiamo di rendere disponibili delle comunicazioni che invece oltretutto hanno una garanzia anche nel processo penale, figuriamoci se non hanno una tutela anche dal punto di vista deontologico, quindi la cura del fascicolo. Così come noi oggi non possiamo pensare di abbandonare 3 o 4 fascicoli dello studio a caso in strada alla disponibilità di tutti, allo stesso modo non possiamo pensare di rendere il sistema informatico poco sicuro o per niente sicuro e quindi consentire a chiunque di ottenere quelle informazioni. Oltretutto sarebbe anche, oltre a una responsabilità di tipo disciplinare, l'ho messa a violazione delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato A, dall'allegato B del codice della privacy, rappresenta una responsabilità penale, sia pur contravvenzionale. E poi vi è la responsabilità civile nell'omessa adozione delle misure idonee di sicurezza. Quindi diciamo che dove ci giriamo troviamo sempre un obbligo di sicurezza. È anche un problema spesso di scarsa consapevolezza degli strumenti che si utilizzano quando si affida un messaggio importante, una mail semplice. Sì, purtroppo sì, diciamo che spesso sento quelle stesse affermazioni dei tempi in cui c'è stata l'introduzione del processo civile telematico, cioè io ho studiato per fare l'avvocato, non per essere un tecnico, io non mi posso preoccupare quindi di questioni che spettano a un tecnico, quindi verrà il tecnico e mi installerà l'antivirus, ma l'antivirus e tutte quelle misure, come ripeto, perché è probabilmente la cosa più importante della sicurezza informatica, molto spesso non sta nella macchina o nel software, sta nella persona che utilizza quella macchina o quel software, quindi la consapevolezza digitale degli strumenti che utilizziamo oggi dovrebbe essere materia obbligatoria anche agli studenti di giurisprudenza. Per non fare doppio clic su quel famoso file, esatto, che installa il CryptoLocker. Che quello è solo uno dei rischi informatici, ce ne sono tantissimi e sono sempre in continua evoluzione, quindi dobbiamo sempre stare costantemente aggiornati anche sulle misure per prevenire quei rischi. Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore Francesco Posati per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.